Prego, senatore Marti. Sì, grazie Presidente, auguri a tutti i colleghi in aula. Noi per annunciare semplicemente il ritiro dell'emendamento 25.0.18, il ritiro la pagina, pagina 332, pagina 332. 332. Ritiriamo perché ci riteniamo, Presidente, soddisfatti dell'accoglimento da parte del Governo in Commissione dell'ordine del giorno, sì, che racchiude diverse problematiche che noi abbiamo sottoposto in questo provvedimento. È una, partiamo dalla problematica più grossa che ingloba poi tutte le altre che le descrivo in ordine, cioè quella della concessione demaniali marittime, che è una materia che attraversa, come diciamo ormai ogni giorno, come ha detto il nostro collega di Forza Italia prima, una materia che attraversa un periodo di profonda incertezza per tutti i concessionari demaniali, per gli imprenditori del settore, a causa di frettolosi interventi normativi imputabili ai passati governi, che hanno abrogato alcuni principi di diritto senza procedere poi in via preventiva o parallela ad introdurre le necessarie disposizioni normative sostitutive o correttive. Mi riferisco al cosiddetto diritto di insistenza, precedentemente consacrato dall'articolo 32 del Codice della Navigazione, con l'abrogazione intervenuta poi nel 2010 per scongiurare ipotetiche posizioni di contrasto della normativa nazionale valevole in materia della cosiddetta direttiva Bolkestein. Tutto ciò ha generato una situazione di profonda incertezza negli imprenditori balneari, che rappresentano oggi una fetta importantissima, considerevole dell'economia turistica nazionale, ove si consideri solo che attualmente sono presenti 30.000 imprese circa che operano nel settore turistico ricreativo balneare, con tutte le conseguenze che in termini numerici sull'economia dei singoli territori, sui livelli occupazionali garantiti, sugli indotti della filiera locale, di rapporti di prodotti agroalimentari, sulla promozione del territorio attraverso la canalizzazione del turismo balneare verso altri interessi turistici di carattere culturale ed enogastronomico e artigianale nel nostro Paese. A fronte di questo poi importante e comprovata rilevanza turistica e economica, ci si inserisce anche una situazione più grave, quella della incertezza normativa in merito alla durata dei titoli concessori, che ha spinto gli imprenditori balneari a stoppare qualsiasi iniziativa finalizzata ad investire sulle proprie aziende. Negli ultimi anni le fiere di settore si sono ridotte a incontri e a seminari con piccoli stand sempre minori e sempre più vuoti. Insomma, una materia che meritava e merita la giusta attenzione, che siamo convinti che questo governo, tramite il nostro sottosegretario Bitonci oggi, il nostro ministro dell'agricoltura e al turismo, stiamo affrontando. E come se non bastasse, negli ultimi periodi alcuni territori del nostro Paese, Presidente, sono stati colpiti da eventi climatici e atmosferici catastrofici, con danni ingenti al territorio e ai beni personali e delle imprese stesse. Ulteriormente importante e di attualità è la problematica che abbiamo inserito all'interno, diciamo, di questo ordine del giorno complessivo, e nella materia balneare, rappresentata dal mantenimento per l'intero anno e non solo per la stagione estiva di tutti quei manufatti funzionali alle attività turistiche e ricreative balneari ubicati su area demaniale, ovvero su proprietà privata. Cioè, permane su tutto il territorio nazionale una situazione che vede gran parte dei manufatti funzionali alle attività turistico, ricreative e balneari, aventi come caratteristica comune della amovibilità, impossibilitati a restare montati per l'intero anno, poiché assentiti con titoli stagionali, situazione che ha dato vita ad un corposissimo contenzioso che ha visto nella gran parte dei casi vittoriosi gli imprenditori balneari, con conseguente danno alle casse dell'erario sul piano delle spese processuali. In alcune regioni, come per esempio la Puglia, poi la stagionalità dei manufatti viene sistematicamente sancita anche laddove sussiste una legge regionale, per esempio la numero 17 del 2015, che prevede il diritto al mantenimento annuale. La situazione ormai è all'assurdo e porta dei connotati particolarmente gravi e rilevanti. I concessionari pertanto si trovano nella condizione di dover promuovere lunghe azioni giudiziarie, ovvero di dover rimuovere le strutture al termine di ogni stagione, rimontandole ovviamente, quindi il 30 settembre le montano oppure il 31 ottobre a secondo delle regioni dove ci ritroviamo, o il 1 aprile o il 1 maggio. Questa situazione, Presidente, crea un notevole danno
al comparto turistico, atteso che di fatto la stagione balneare si restringe sensibilmente nella sua durata. Anche dove si considerino le tempistiche necessarie per smontare la struttura e poi rimontarla dopo pochi mesi. Ulteriore danno nel settore turistico che determina la situazione sopra evidenziata è rappresentato dalla impossibilità di poter garantire durante tutto l'anno l'apertura degli stabilimenti balneari, anche nell'ottica di una destagionalizzazione reale e concreta del turismo balneare, considerando che i flussi turistici, soprattutto quelli stranieri, sono presenti nel nostro territorio nazionale durante tutto l'anno e non solo di estate, e risentono concretamente di una stagionalità della operatività dei lidi balneari. Per questo motivo, Presidente, sarebbe opportuno e necessario un intervento normativo che autorizzi i titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative che utilizzino i manufatti amovibili a mantenere installati i predetti manufatti per tutto l'anno, sino al 31/12/2020, ovvero sino alla scadenza del titolo concessorio. Tutto sia per garantire un'offerta turistica balneare valevole 365 giorni all'anno. Grazie Presidente. Grazie, senatore Marti.